Mi spiace, Franco. Non ho proprio voglia di venire. Ma dai, figo finestra, che ci divertiamo. Ma anche no, poi mi fanno male i piedi. Ma dai, figo per forza, guarda che scarpacce che usi, vuoi delle pantofole? Franco, non farmi bestemmiare. Ho detto che non vengo. Non c'è proprio il modo di cominciare un video bene, eh. Comunque, ragazzi, sono Plane e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Per quale motivo? Non lo so, perché il signor Clinton sta cercando un modo per far bestemmiare il signor Finestre. Oh, figo, non è assolutamente vero. Anzi, stava dicendo che era felicissimo di accompagnare. Franco, ma allora, porca marionetta, signor Finestre, si calmi. Signori, prima di cominciare mi raccomando un pollicione in su. E madonna che nebbia oggi. Oh, si figa, perfetto per il labirinto. Qual è il labirinto, Franco? Ragazzi, magari un commento qua sotto con scritto il labirinto. Facciamo le cose con calma. Cosa numero uno: perché il signor Finestre è qua a casa tua? Qua è figa perché doveva cucinarmi una lasagna. Ok, doveva cucinarti una lasagna. E te l'ha fatta sta lasagna? Mi ha ingannato. Vuole che lo accompagni dentro al labirinto. Dai, figo, ingannato. Non usiamo questi paroloni. Insomma. E invece sì. Grazie, ma ora devo andarmene. Dai, figo, Finestre, per favore, resta qua. Ti pago una toglia. Due. E vabbè, figo, allora due saranno. Allora, affare fatto. Possibile che si debba finire sempre in queste situazioni? Va bene, lo stesso, lasciamo stare. Mi spiegheresti un po' cos'è sta roba del labirinto? Perché so che le cose di Los Santos non sono mai così normali, ecco. Ma figa, ci divertiremo un mondo, ne sono sicuro. Praticamente c'è questo Don Gebinio che ha organizzato una sfida tra preti. Ok, questo Don Gebinio ha organizzato una sfida tra preti. Ma che sfida? Tu non sei un prete, Franco. Eh no, figa, io no, dopo gli altri sì. Diciamo che è una sfida tra parrocchie. Ok, Franco, ma tu non sei religioso. E tantomeno il signor Finestra, dico bene. Non credo nemmeno a mia madre. Credo solo a Franco quando promette pagare. Figa, effettivamente sono il miglior amico che esiste. Franco, mamma mia, oh. Ricapitolando, tu andresti a concorrere per Don Pagnotta con sto prete che prende le persone, quindi devi entrare in un labirinto. Beh, sì, vengo un labirinto un po' particolare, però non è proprio semplice. Sì, ma Franco, io mi chiedo una cosa. Se tu non fai parte della parrocchia, non sarebbe un po' barare, cioè... Ma, figa, infatti non ero io che devo concorrere, però sai com'è. Il predestinato doveva essere il giardiniere di Don Pagnotta. Però, poveraccio, è venuto sotto il camper proprio un giorno fa. È venuto sotto un camper? Vabbè, spiazze, come si dice, no? Quindi, tu gareggi per Don Pagnotta, devi completare questo labirinto. Molto semplice, ok. Signora sposa, la prego. Si cerotti la bocca, faccia qualcosa, stia zitta. Perfetto. Sposa è andata. Nessuno ha visto niente. Qua sono tutti tranquilli che c'è un po' più di silenzio. E adesso approcciamo Don Pagnotta. Che dov'è? Don Pagnotta? Franco, dove è finito il prete? Non c'è nessuno, non c'è nemmeno il giardiniere. Figa, te l'ho detto, Butualdo è finito sotto il campo. Ma no, quello, dico gli altri. Solitamente ne ha tipo 3 o 4. Non c'è nessuno, Franco, qua. Oh, figa, si sarà addormentato autonomamente per colpa dell'incenso. Figa, Don Pagnotta, dai, esci fuori. Franco, ma sei sicuro che sia qua dentro? Oh, si figa sicurissimo. Franco, Don Pagnotta, conoscendolo, sarà lì che fissa il vuoto o sarà collassato da qualche parte. Io lascerei perdere. Tanto se sai dove è il labirinto ci andiamo e lo facciamo, no? Vabbè, dai, figo, volevo un consiglio. Non so come c***o sia. Un po' di sicurezza non farebbe male. Franco, Don Pagnotta, non ti dice un tubo. Ma dove avrebbero messo questo labirinto? Dove l'hanno allestito? Ma è figa della zona degli aerei, là, insomma, del coso, là, per atterrarci. Ah, nell'aeroporto. Beh, si via come c***o si chiama quel coso. Dai, sbreghiamoci che ho fame. Ma figa, faremmi il freddo, non ti preoccupare. Dai, Franco, andiamo per favore a fare sto labirinto, va là. Figo, sto pensando una cosa, ma si chiamassi anche Vercetti. Ma sei impazzito, Franco. No, dai, figo, è troppo che non lo vedo. Franco, no! Ma figo, non si può essere così antipatici. Dai, Franco, monta sulla macchina e andiamo a farci questo labirinto, signor Finestre, venga in macchina. Mamma mia, oh, che pazienza ogni volta. Figo, senti un attimo, ho sentito una canzone stamattina che è bellissima, la vuoi sentire? Che canzone, Franco? Porco, se provi ancora a cantare quella merda me ne vado. Oh, dai, figo, quanti problemi. Va bene, andiamo verso questo labirinto senza romperci contro nessuno, ok? Allora, noi arriviamo là, entriamo nel labirinto e nel labirinto ci saranno anche delle cose che possono ucciderci, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, figo, non lo so, bisogna sopravvivere, ma ci proveremo. Comunque dovrò lasciare tutte le armi. Tu dovrai cavarti tutte le armi per... Ah, ok, bellissimo. Beh, ci sta, insomma, ci sta. Però se ci sono delle cose mortali dentro quel coso... Ma, figa, considerando che nessuno è riuscito a uscire vivo, non saprei. Ma nessuno è uscito vivo perché si sono persi, sono ancora lì che girano, oppure perché c'è qualcosa dentro che uccide? Cioè, sto Don è normale o è scemo? Ma, figa, non te lo so dire. Ma, non c'era sto bosco prima? Sì, ma ha messo anche delle piante. Ma questo precementato, tipo... Ma, figa, senti, non so niente. Adesso mettiamo via le cose e andiamo nel labirinto. Franco, ok, ma non c'è nessuno. Ma nessuno sa che tu, appunto, stai per entrare. Non c'è niente di niente. No, perché ci sono le telecamere, non ti preoccupare. Siamo comunque già iscritti. Come già iscritti? Ma sì, dai, figo, andavo per scontato la tua partecipazione. Allora voglio 3 troppie. Dai, figo, come siete venali però, è 3 troppie siano. E Franco, dove dobbiamo mettere ste armi? Qua dentro? Che è una roba per gli attrezzi. Lasciamo tutto qua e andiamo. Vabbè, Franco, mettile qua dentro. Ma non possiamo prendere con noi niente, neanche un bastone, neanche... Cioè, un tubo, un cavolo per difenderci. Via, quanto pare no. Speriamo vada tutto bene. Signor Finestre, venga qua, cosa dovete trovare sto labirinto? Bisogna entrare e poi uscire dall'altra parte. No, figo, mi pare ci sarà roba da trovare dentro. Cioè, allora, tu fai un labirinto che nessuno ha mai fatto, che sono tutti morti, eccetera, e non sai cosa devi trovare dentro. Vabbè, dai, figo, una domanda per volta, ci arriveremo una volta dentro. Adesso con calma che sono fatto una ragna, prima non capisco la storia. Franco, andiamo avanti. Signor Finestre, per favore, può muovere le gambe? È sempre pigro questo, incredibile. Bel posticino, veramente.
veramente veramente bello. Cioè io ho sempre sognato di infilarmi dentro a una foresta tipo mezzo spettrale con un labirinto là in fondo che sembrano delle carceri di guerra. Ma non c'è nessuno? Non c'è nessuno. No, minchia, ma è inquietante sta cosa. Ma sto Don Gabibbo lì, non mi ricordo il nome. Sicuro che non sia un pazzo psicopatico? Oh, io questo non lo so, sono amici di Don Pagnotta. Sono amici di Don Pagnotta, ma Don Pagnotta ce li ha degli amici normali? No, minchia Franco, sembra Alcatraz. Che è sta roba? Cioè io devo entrare dentro sto coso. Fammi guardare un attimo com'è sta roba. Probabilmente dovrò arrivare là in cima. Ma c'è qualcosa? Perché c'è un elicottero lì sopra? Ah, dico, ti spiego. Praticamente devi entrare nel labirinto, riuscire a trovare la scala che ci porterà sopra, dopodiché prendere l'elicottero e andarci. Ok, Franco, ho sentito dei versi veramente brutti. Possiamo entrare? Direi di sì. Signor Finestra, è pronto lei? No, però entriamo ugualmente. È il posticino però. Anche se si sentono dei rumori non proprio bellissimi. Buongiorno. E qualcuno? Prego, Finestra, senti un attimo. Cantiamo una bella canzone per tirare un po' quest'ansia. Io non voglio cantare un cazzo. Voglio solo finire sta roba e scoprire le mie trocce. Io adesso non vorrei essere polemico, ma ci sono altri modi per dire le cose, signor Finestra. Un pochino più. Magari, come dire. Qua non c'è niente, perfetto. Un po' meno. Ecco. Ma figo, un po' meno cosa? Figo, Finestra, devi essere meno. Non fatemi arrabbiare, che già non ci sto capendo niente. Noi dobbiamo arrivare sopra. Pare scontato passare subito di qua. Anche se mi lascia molto perplesso. Sono quasi sicuro che questa zona ci porti unicamente a morire. Ma non c'è nulla. Qua non c'è niente. Signor Finestra, venga con me. Mi segua e vedrà che tutto andrà bene. Qua non c'è nulla. Non c'è una mazza, ok. E neanche qua. Oh no. No, c'è un posto che ci fa girare. Ok, qua si gira in tondo. Bellissimo. Molto bene. C'è il finestro. Dove è andato? Dov'è? Ah, è qua, perfetto. Andiamo avanti. Qua non c'è un tubo. Qua non c'è niente. Giriamo di là e passiamo dall'altra parte, ok? Qua non c'era una mazza. Magari qua. Insomma, è rimasto solo questo posto. Quindi penso sia quello che ci serve. Dico, volete una bella poesia? Franco, santo Dio. Qua non c'è nulla. Ok, quindi là non c'è niente. Lì non c'è niente. Qua non c'è niente. Franco, ma in che senso la gente dovrebbe morirci qua dentro? Perché a me sembra tutto molto tranquillo, molto calmo. Beh, figo, diciamo che insomma. Dove cazzo è finito Finestra? Mi era sembrato di sentire qualcosa di strano. Signor Finestre, dove è andato? Franco, è tutto normale, no? Qua? Ma figo, non lo so. Che è diventato tutto buio? Ma che bel posticino, ma tutte le volte in posti così belli, Franco. Ma una volta diciamo, andiamo in spiaggia, no? Come l'altra volta. È stato? Cos'era quel sibilo? Sì, figo, come l'altra volta mi sono diventato uno squalo. Mamma mia, Franco, mai contento però. C'è qualcosa che si muove. C'è un qualcosa che sembra stia strisciando come. La finestra l'abbiamo perso completamente. Lui era qua, non è che c'è un passaggio segreto. Non è che c'è magari una porticina che ci porta a destra, a sinistra, non saprei. C'è la finestra? No, non c'è. Oddio, aspetta. Cos'è sta roba? Che postaccio? Ma challenge normali, prendi di Los Santos, no proprio. Oddio, aspetta, ma cos'è sta roba? Ma prima non c'erano, mi sembra. Sembra ci sia stato come un massacro di là. L'hanno ucciso, cioè io spero di no. Ma è il posto di uno psicopatico tipo. E ste corde? No, potrebbe essere una trappola, lasciamo stare. Qua? Cosa c'è? Nulla, non è che c'è finestra, è già andata avanti. No, è impossibile. Doveva passare per forza di qua. O magari ha trovato un posto per facilitarsi meglio sta roba. Buongiorno. Non c'è nessuno. Sicuro che non sia una bestia di Satana, l'amico del prete? Qua si va da qualche parte, assolutamente no. Figa, non lo conosco. Qua vuole andarci il suo giardiniere, cioè il giardiniere del prete voleva venire a fare sta roba, quindi. Figo per forza, no? Il prete l'avrebbe licenziato. Va bene, tutto molto bello. Cosa c'è qua? Una chiave? Cos'è sta roba? Ah no, unicamente un cavetto. Ok. C'è finestre, dove è finito? Figo, finestre, dove sei andato? Dai, vieni qua, se no chi le pago le tre. Franco, non sbraitare così tanto. Dove va sta roba? Cioè, è gigantesca. Dimmi che non c'è nessuno di qua, dimmi che non c'è nessuno di qua. No, non c'è nessuno. Oddio. Cosa c'è? Gesù Cristo? Ha preso fuoco quel posto? No, oddio, è grandissima sta roba. Aspetta che ci perdiamo. Sta bruciando qualcosa di là. Ma io qua non ci sono andato prima. Oh mio Dio. No, ci sono andato. No, qua forse no. Franco, secondo me ci siamo persi. Io lì non ci andrei. Andiamo magari. No, di qua no. Che sono sti rumori che si sentono sempre? Oh, perché non lo so, sarà il mio stomaco. Ma smetti. Qua c'è qualcuno. No, non c'è nulla. Qua è tutta una carneficina. Ci sono delle corde, ma... torturano la gente qua dentro. Ma sei sicuro che non sia, ripeto, una bestia di Satana il tizio? Ma va, figo, che non lo conosco. Però quello che dice Don Pagnotta è una persona tranquilla. Anzi, organizza spesso delle tombolate. Mi va bene tutto, ma non è che se uno organizza una tombolata è un santuomo. Così è per dire. Poi non metto in dubbio che gli amici del prete siano persone strane. Brucia tutto, ma non c'è niente. Andiamo avanti di là, allora, è l'unico posto rimasto. Dai, figo, sicuro che non vuoi sentire quella canzone. Franco, tu sei in un posto che potrebbe essere pieno di maniaci, pieno di gente che sbudella altre persone. È sparito finestre e tiri fuori ste Pazzate. Dai, figo, non si può proprio dire un c***o. Insomma, salve. C'è nessuno? No. Scale ne abbiamo. No, non è nemmeno qua la scala. Non è questo il punto che ci serve, Franco. Si torna indietro. C'è l'altro punto qua a sinistra. Possiamo provare giù di qua. Magari riusciamo a trovare la scala. Piane, però. Ste cordelle a me dicono poco e dicono troppo allo stesso tempo. Cristo Dio. Oh, figo, la sai la barzelletta del canguro storpio. Franco, non me ne frega un c***o di niente del tuo canguro. Allora, noi veniamo da là. Io adesso devo andare avanti di qua, quindi. Qua non ci sono ancora stato, no? Tecnicamente no. Minchia, ma quanto è grande sto posto? Niente, un altro posto di macelli, di cose strane. Qua c'è una corda. Ok, altri gancini. Buongiorno. Di qua cosa abbiamo? Cordelle storte, robe particolari. Ci abbiamo un altro corridoio. Questo dove mi porta? Io me l'aspetto, il coso strambo. Io me l'aspetto, anche perché senti dei rumori veramente agghiaccianti qua dentro. Non c'è nulla qua? Nessun essere? Zero. Da questa parte magari, tra l'altro c'era la corda che mi bloccava l'accesso qua. Ma è vuota anche questo. Ma dov'è il
punto. Ma figa, allora dopo ho detto che c'era un pulsante nascosto, devi premere e si apre la porta e poi ti sblocca il piano superiore. Ah ok, quindi io prima trovo il bottone, poi mi si apre la porta e riesco ad andare sopra. Ho capito, qua non c'era andato forse? No, è da dove vengo. No, qua non ci sono stato. Buenos dias, c'è nulla qua? Quanto pare no. Però come lo vedo sto bottone? Oddio, cosa c'è qua fuori? Da che parte siamo? Non si riesce a capire un tubo. Cos'è quella roba? C'è tipo una nebbia stranissima fuori. Vabbè, c'è un palo. Attenzione, piano superiore, però non c'è la scala. Non c'è la scala, però c'è il piano superiore. Ok, qui abbiamo... Non c'è niente. C'è premio per il pulsante. Ma tu lo vedi, Franco? Ma figa, io lo vedo un cazzo, però si dice premi, premi. Vabbè, premiamo allora. È stato? Si è perso qualcosa. Ok, andiamo da questa parte. Dunque, ho sentito come un pannello togliersi, un qualcosa tipo scivolare da sta parte. Qua non c'è un cavolo, qua non c'è nessuno. Non è che arriva qualcuno addosso, eh. Qua non c'è più il pannello. Quindi tu trovi il bottone, si tira via il pannello e ti spunta la scala. Ho capito, tutto tranquillo, tutto bellissimo. Teoricamente, Franco, siamo arrivati, ci arriviamo qua. Andiamo nella parte sopra e siamo salvi. Però vedo di là una stanza chiusa. Un coso che si muove. C'è qualcosa di là. Non facciamoci vedere. Abbiamo questa stanza che si ferma così. Qui per terra abbiamo... Oh mio Dio. Che è? Franco, ma sicuro che qua dentro non ci sia qualcosa di brutto, ma veramente brutto. Figo, vedete che non so un c***o. Io ti posso dire quando ci sono in strada. Sì, Franco, era per attenuare un po' l'ansia, per calmare un po' la situazione, per renderla più tranquilla. Non è questo il punto che ci serve. Dobbiamo arrivare magari là, dove c'è questa specie di croce. Prova a fare un salto. Ok, ma c'è un macete e in più c'è premi un altro pulsante. Quindi c'è un altro pannello chiuso. Però dov'è sto pannello? Io non ho visto altri punti. Proviamo, poi cerchiamo di capire un po' dove potrebbe essere. Vai. A destra, mi sembra. Mi è sembrato qualcosa a destra. Questo non lo posso prendere, purtroppo no. Direi che possiamo scendere e guardare verso destra. Da quella parte là, potrebbe esserci qualcosa. Ma sopra c'era qualcuno, non mi avvicino perché conoscendo come fatto storto il mondo di GTA me lo ritrovo addosso sicuro. Più stiamo lontani meglio è. Io ero là, era magari qua dentro, da sta parte. Però qua non c'erano pannelli, no, qua non c'è nulla. Qua siamo sopra, quindi per forza dobbiamo andare nella stanza qua a sinistra. E dovrebbe esserci come una porta, un qualcosa. Qua sotto abbiamo una scaletta, un qualcosa che si è aperto. Perché c'è un altro piano dall'altra parte. Però secondo me ci porterà dritti dritti dal tizio monco. Noi non siamo nemmeno armati, cioè non c'è un tubo, siamo dentro qua con un maniaco probabilmente. Siamo con qualcuno di veramente malato. Però ecco, non c'è più il pannello a destra. Prima qua era tutto chiuso. Ora c'è la scala. Piano, perché potrebbe finire malissimo. Questo è il punto, sali e stiamo attenti. Ma il signor finestra dove è andato? Non è che c'è un'altra porta da sbloccare, perché impazzisco, eh. C'è un'altra stanza là. Questa camera però è chiusa. O magari c'è un'altra scala ancora che non so dove sia. C'è qualcosa di brutto qua. No, non c'è nessuno. Qua è chiuso. Poi non ho ancora capito se la gente non riesce ad arrivare sopra, se vengono uccisi prima di arrivarci. Non so dove andare. Destra o sinistra? Là secondo me c'è lo schivo, però potrebbe essere anche qua. Tanto stiamo attaccati così. Gran bel posto di merda. No, ok, allora quindi quella stanza di là era questa. Una stanza totalmente inutile. Bene, dobbiamo andare di là ora. Qua si può vedere qualcosa? No, non si vede un tubo. Cerco di guardare qua. Qua non c'è niente. Un'altra stanza con non riesco a vedere cosa dentro. C'è qualcuno di là o non c'è nessuno? Forse c'è solo un fuoco. Non mi fido per nulla. No, è gigantesco sto posto. Lì c'è la cosa più strana di tutto questo posto, dove c'è il fuoco, dove forse noi dobbiamo entrare, dico bene? E magari non adesso, però è ancora distante. Si può vedere qualcosa di là? No. Poi sono delle corde che compaiono e scompaiono. Qui? Niente, ok. Aspetta, cos'è quella roba? Dimmi che è un albero. Sembrava Godzilla miniaturizzato. Mi sta venendo malissimo. Di là non c'è Satana. Dico bene. Vediamo un po' che non mi fido. No, ok, tutto tranquillo. Piano, pariamoci da sta parte. Ma, oddio, è la cantina del Don. Non è che sto qua in realtà è Don Gino. No, qua si torna giù. E non c'è nessun bottone da premere. Non dirmi che c'è qualcuno di brutto qua. C'è una sedia. Ma c'era già stato? Sai che non mi ricordo? Forse no. Sedie così non ne avevo viste. Signor finestre, qua non c'è nessuno. C'è un'altra scaletta. Quindi ok, andava bene a questo punto. Perfetto. Diciamo che ci stiamo avvicinando. Però non c'è nessuno qua. Che brutto posto. Che è questo? C'è un cancello. Non si può accedere qua. Bisogna andare per forza in questo piano. Franco, non potresti chiamare il signor finestre, vedere se magari ti può rispondere. Ma figo, sarà benissimo. Proprio perché lo dici tu, non mi fido. Qua c'è un falò messo storto. Qui c'è una sala con delle cose strambe. Io come ci vado sopra? Qua non puoi entrare. Qua non c'è nessun bottone da premere. Come ci si arriva là? Qua non puoi andare da nessuna parte. L'unico sarebbe andare su di qua. Ma c'è l'albero. O ci entri da un'altra parte o sei fregato. Madonna, ma è enorme sto posto. Cioè tu una volta arrivato qua ti blocchi così. Quindi c'è delle porte. I pannelli si aprono. Ok. Chi l'ha fatta sta roba, un malato? Non l'ha fatta il prete, l'ha fatta un malato sta roba. Ma non c'è nessuno di matto, vero? Sì. Oh mio Dio, che è? C'è un demone là in fondo. Ok, questo era l'ingresso secondario. Molto bene. Siamo sopra, c'è uno appeso. Non so da chi però, perché qua non si vede nessuno. Ora entriamo qua, cerchiamo l'accesso sopra. Se io fossi armato me ne sbatterei anche i maroni. Ma considera che non ho voglia di rifarlo da capo. Un po' di ansia. Poca poca ti cresce. Buongiorno. Oh, è peggio sopra che sotto. Non pensavo. Speravo fosse l'ingresso per una scala, ma a quanto pare nada. Dove mi porta? Oddio, fa un bel giro sto corridoio. Ah, gira tutte le stanze. Caruccio. Però senza nulla. Con un esito probabilmente infausto per noi, no? Penso di sì. Si collega all'altro posto, però non so se siano tutti collegati. Beh, c'è a dire comunque che Don Gabibbo è uno spasso. No, Franco, Don Gabibbo è un coglione. Questa tra l'altro è l'ultima stanza. Oh mio Dio. Questo è un altro di quelli che hanno provato a fare la cosa? Ma figa, penso proprio di sì. E insomma, non se la passa così bene, ma sicuro
sicuro che ci sia la bestia? Non si è palesato nessuno. Però ha sbarrato finestre. Quindi magari c'è, ma non vuole farsi vedere da te. Qua, figa, perché mai? Franco, anche io non vorrei farmi vedere da te se è per questo. Però lo faccio lo stesso. Dove devo andare? Cioè, tu pensi di essere arrivato alla fine a una scala? E invece, porca miseria, sei sempre da capo. Una scaletta. Franco, c'è una scala, forse ce l'abbiamo fatta. Però una domanda, lasciamo qua finestre? Figa, militare, sa cavarsela. Sì, un militare sa cavarsela, ma è dentro al labirinto matto di un prete. Tossicomane anche lui, con buona probabilità, ok? Vabbè, figa, tu la vai troppo tragica. Vabbè, andiamo su intanto. Fammi controllare. Oddio, no, non è ancora finita. E sto rumore, madonna, sto fuoco c'ha tipo la possessione. No, io pensavo fosse l'ultima scala. È impossibile finire sta roba. Queste due stanze sono inutili. Girano in rotondo. Immagino possa esserci qualcosa qua. Buenos dias. Oh Cristo, quanto va avanti ancora sto posto. Quello va in fondo e non c'è nulla. Qua non c'è niente. Nada, tutto chiuso. Questa si apre magari? No, non si apre. Mi serve un'altra scala. Dove la posso trovare? Magari qua. Allora, là è chiuso. Là è chiuso, là è chiuso, là è chiuso. Non è che magari c'è qualcosa sotto che io non ho visto. Vai giù. Ok. Lì c'è il corpo. Però non c'era nulla attaccato. Guardo sti pali, ma non c'è niente. Guardiamo quest'altro. Qua non c'è nulla. Guardiamo l'altro qua. Ok, era questo. Perfetto, molto bene. Allora, premiamo sto tasto e si è aperto qualcosa. Perché c'è una scala qua? Si è aperta questa forse. Quindi ora forse abbiamo la zona aperta sopra. Però dove? Era tipo da questa parte. La scala era qua. No, qua non c'è un tubo. Però si è aperto qualcosa. Ok, piano però. Qua dietro, guardiamo che non ci sia un pulsante, qualcosa da premere che non si sa mai. No, figo, te lo devo troppo dire. Sai che Swag mi ha iniziato a cantare delle canzoni. Franco, ma in tutta onestà, delle canzoni di Swag non me ne frega un cazzo sta roba. C'è una maledizione qua dentro. La nostra scala. Ci siamo riusciti. Però ok, cioè noi usciamo di qua e fine. Ma che posto? Oddio, che è sta roba? Che è sta torretta? Io non ci sono mai andato là. Sicuro che sia finita così la challenge. Cioè, non penso che tu debba fare le cose, prendere l'elicottero e andartene. Se no è veramente easy. Beh no, figa, qualcosa da prendere c'era, però non me lo ricordo. Allora, Franco, abbiamo sbagliato. C'è qualcos'altro, Franco, ci deve essere un'altra porta. Ci serve l'oggetto. Aspetta, sotto c'era quella scala. Fammi uscire di qua intanto. Dov'è che si andava? Meno male era sotto alla zona dove sembra esserci quel campanile o quel coso là. Questa è un'altra. E infatti c'è un altro posto là in fondo. Vedo un borsone, è quello l'oggetto. Noi dobbiamo arrivare lì. Il punto è che dov'è la porta? Vai su. Secondo me devo orientarmi un attimo, che non si capisce un tubo. Là c'è l'ingresso. Quindi è dietro di noi, teoricamente. Allora, questo è il cancello. No, allora è questo. Ok, è lui. Dimmi che non c'è qualcosa di brutto. E andiamo a prendere il borsone finalmente, Franco. Forse concludiamo sta roba. Staborto, direi, no? Per utilizzare un termine appropriato. E facciamo un salto. Vai, siamo vivi. Prendi sta cosa, spero non succeda qualcosa di brutto. Oddio, ma cos'è sta roba? Franco, abbiamo 631.908 dollari. Così dal nulla. Noi dobbiamo uscire con questa borsa di soldi con 600 e passa mila dollari. Vai, non romperti contro nulla. Dimmi che non c'è qualcosa che ci aspetta qua fuori, per favore. Cioè, dobbiamo portargli questi soldi. Ma fino a non dovrebbero essere soldi reali, dovrebbero essere soldi del Monopoli. Servono solo per dire che siamo riusciti a superare questa sfida. Ora vorrei vedere se ci sono altre porte. Tipo qua non c'era andato prima. E io mi preoccupo del signor Finestre, però. Questo è ancora qua dentro che gira. Poi è stato preso da qualcuno, magari. Qua non c'è niente. Qua non ci sono altre cose da percorrere. Là ci sono andato. Qua sotto non so se ci sono andato, ma non mi interessa. Siamo riusciti a uscire. Lì c'è l'elicottero, Franco. E diciamo che il labirinto. Bella sta cosa, oh. A posto, usciamo di qua, va là. Elicottero ce l'abbiamo. Franco, ma quanto tempo ci hai messo? Ho detto che avevo fretta. Venga, Finesse, come sei arrivato qua sopra? Pensavo ti fossi perso sotto. Ma che? Ho scelto la via più semplice. Mi sono arrampicato da fuori. E vabbè, dai, Fego, c'era anche da prendere una cosa. Non c'era da arrivare solo qua. Insomma, devi farmi compagnia. Ma anche no, ci hai messo due secoli. Ho fatto in tempo ad andare al bar di Gigio due volte per un caffè. Ma Fego, è stato più incasinato del previsto, sai com'è? Per questo tempo, insomma, perché è venuta notte. Ho chiesto a Uses di far venire notte. Così da metterti fretta. Anzi, dovrebbe tornare tutto normale a breve. Ah, vabbè, figo, allora perfetto. Te penso che finisce bene. Ora prendiamo l'elicottero e andiamo. Ci dobbiamo andare. Sia dello pagnotta, consigliare sta roba. Se voglio andare a puttana. Sono assolutamente d'accordo. Ma quanto è bello quando il gioco ti crasha proprio nel momento perfetto.